È un momento di grande dibattito, un dibattito articolato, un partito che si presenta sullo scenario politico casertano più unito che mai, unito con le idee chiare. Abbiamo affidato all'onorevole Cangiano, che è il fondatore del partito a Caserta, l'orizzonte di destino in termini unitari. La cosa importante era, ecco, uscire forti. Siamo i protagonisti del centrodestra, vogliamo essere i protagonisti della scena politica casertana e per farlo c'era bisogno di dimostrare unità. Del resto questo è un partito dove tutti i dirigenti si rivedono nella linea politica espressa dal leader Giorgia Meloni, presidente del partito e presidente del Consiglio, e quindi era uno sforzo di maturità quello di presentarsi uniti, pur non rinunciando ovviamente al dibattito politico su quelli che sono gli impegni e il modello di sviluppo della provincia di Caserta, che dovrà vederci protagonista di una proposta politica accattivante, inclusiva ed efficace per migliorare una situazione che ci vede tra le ultime province d'Italia per ordine di vivibilità. Senta, che sintesi avete trovato per le provinciali? Per le provinciali abbiamo trovato un'ottima sintesi, perché siamo riusciti in un momento non facile a fare una lista di partito. Siamo l'unico partito che si presenta da solo con il simbolo del partito, mentre invece tutti gli altri hanno dovuto rinunciare al simbolo, hanno dovuto nascondersi dietro un grigio civismo, oppure addirittura il centrosinistra ha sperimentato in maniera, secondo me, poco opportuna, perché di secondo livello trattasi di queste elezioni, e quindi sperimentando un campo largo che effettivamente poi andremo a vedere che cosa raccoglierà. Fatto sta che Fratelli d'Italia è l'unico partito identitario, l'unico che si presenta con una lista di tutti iscritti allo stesso partito con un unico simbolo, il nostro. Aversa si va verso il doppio candidato nel centrodestra? Ma noi speriamo che il candidato del centrodestra sia unico, questo è quello che auspichiamo. Ovviamente rivendichiamo il fatto di essere la prima forza politica in questa provincia, la prima forza politica anche nella città di Aversa. Abbiamo un candidato, abbiamo espresso un candidato che, viva Dio, è stato protagonista anche dello scenario che ha determinato la caduta dell'amministrazione. Pertanto abbiamo avanzato la sua candidatura, vedremo se questa candidatura sarà ovviamente, avrà la capacità di essere inclusiva, se no abbiamo, diciamo, molto tempo davanti per poterne discutere.